Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Benvenuti al TG No, la disinformazione nelle vostre case. Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Ho fatto queste tre presentazioni perché per la prima volta questa è una televisione interattiva. Scegliete voi quale inizio desiderate avere per la nostra disinformazione. Scelto? Possiamo andare con le nostre notizie. Con l'arrivo dell'estate ed il conseguente aumento della temperatura si registra un forte crollo dei freni inibitori. Ehi, favore, sai che... Scusate. A tal proposito abbiamo commissionato un sondaggio. Il caldo e gli effetti sul comportamento sessuale delle persone. Abbiamo fatto delle domande e la prima di queste domande è: il caldo fa aumentare il desiderio? Allora il 70% delle donne ha risposto: a mio marito non fa né caldo né freddo. Il 20% ha risposto: indifferente. Il rimanente 10% ha preso d'assalto la troupe televisiva. Abbiamo fatto la stessa domanda ad un campione maschile. Il 60% ha risposto: beh, non saprei, è mia moglie che tiene il telecomando del condizionatore. Quando si dice che gli uomini si fanno condizionare. Il 39% si è fatto suggerire la risposta dal cameraman e l'1%, solo l'1%, si è dichiarato sessualmente atermico. E in quanto vecchio DJ è pronto in qualsiasi momento all'accoppiamento, addirittura con la propria moglie, pur sapendo di fare uno sgarbo, un grosso sgarbo al suo migliore amico. Ed ora andiamo alla nostra rassegna stampa. Voi sapete che d'estate ci sono tante rassegne e allora bisogna stare attenti, tant'è vero che Avanzi ha fatto un titolone centrale dicendo: rapinatori. E c'è la foto di questi due che si spacciano per attori e sopra specifica: mani in alto, questo è uno spettacolo. E si spacciavano per comici, addirittura rifilando vecchie gag rubate negli oratori di periferia. Andiamo con un'altra notizia, la notizia di un ex ministro che si è dato alla pubblicità. Calderoli Testicals! L'ex ministro farà da testimonial per delle calze tedesche. Il leghista avrebbe preferito però promuovere dei profilattici. Infatti una sua dichiarazione dice: è stato sempre il mio sogno fare sfilate di cappelli. A quanto pare passerà il testimone al suo amico Salvini. Grazie per aver seguito la nostra disinformazione, l'appuntamento è per la prossima volta. Nel frattempo non mi rimane che suggerirvi un brano per godere della nostra trasmissione di Renato Zero, Sbattiamoci. Ragazzi, ma vorrei chiedere una cosa, ma è possibile fare pubblicità al mio libro? Basta che non sudi. Si chiama Basta che non sudi. Si potrebbe fare la pubblicità? Ok, vabbè. Magari mi piacerebbe vederla, ma da quale televisione viene in onda? Ragazzi, io sono rimasto nottate sane a venirmi a televisione. Era qua? Però sei passato nottate sane, io a vedere. Alla prossima. Dai, su, sbattiamoci.